Prima di iniziare il video, ci terrei a mettere un piccolo puntino su una piccola i. Oggi esce questo video in cui vi mostro una nuova cartuccia di Pokémon che ho acquistato. Il punto è che ieri Yotobi, neanche a farlo apposta, dici porca puttana, la stessa settimana proprio, fa uscire anche lui lo stesso video. Ve lo giuro, lì per lì mi sono incazzato con me stesso della serie. Ma porca puttana, ogni volta che devo far uscire questi video, YouTube lo fa uscire sempre un minuto o un giorno prima. Anche l'altra volta con i mercati dell'usato, uguale. Ma da qui a che lui mettesse il video in privato, ti giuro, non gliel'avrei mai augurato. Mi dispiace, Yotobi, ti giuro, scusami, scusami, no, non volevo. Hashtag scusami, Yotobi. Torniamo seri ora. Ah, hi people of YouTube. Welcome to a new episode of AliExpress. Effettivamente questa categoria non ha ancora un nome preciso, ma a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Nuova puntata che potrebbe essere l'ultima, visto che potrei morire. Nelle scorse puntate vi ho già mostrato cartucce di Pokémon molto particolari. Particolari come Moemon, Tou Puppet Play, Shiny Gold o addirittura My S Version. Questa, tra l'altro, ancora oggi mi chiedo perché l'ho acquistata. Non lo so, non lo so. O la Akron Pokémon più famosa di sempre, ovvero Pokémon Clover. Ma oggi, quella di oggi, potrebbe essere la cartuccia Pokémon che potrebbe uccidermi. E sapete che vi dico? Potremmo anche abbassare la luminosità. Possiamo rendere questo episodio ancora più oscuro di quanto non sia. Perché la cartuccia di oggi è una cartuccia maledetta. La cartuccia in questione è Pokémon Creepy Black. Per chi non la conoscesse, questa è la versione Game Boy Advance di una famosa cartuccia di Pokémon nata su Game Boy e che si dica essere maledetta. Forse anche la sua versione per Game Boy Advance avrà lo stesso potere? Scopriamolo subito. Ma prima vi vorrei mostrare altri acquisti che ho fatto prima di crepare. Ho acquistato il terzo numero di Berserk e sto andando molto a rilento perché purtroppo da quando è morto l'autore molti numeri sono veramente scomparsi dal nulla. E ho acquistato due di questi. Alexa, quanti episodi ha Pokémon? Il numero di episodi di Pokémon è di 0 episodi, il numero di stagioni di Pokémon è di 23, e Pokémon è iniziato il 1° aprile 1997. 0 episodi mi sembra strano però. Prendiamo il nostro Game Boy Advance SP e scopriamo subito se questa cartuccia è davvero così pericolosa. Prassi e via. La cartuccia si presenta come un normalissimo gioco di Pokémon Rosso Fuoco. Ciao e benvenuto nel mondo di Pokémon Creepy Black. Questo mondo è molto pericoloso e diverso dagli altri giochi Pokémon. Io sono il professor Oak. Per molte persone i Pokémon sono parassiti, sono creature ferali. Per me, io studio Pokémon per la scienza. Geco, la tua leggenda Pokémon sta per avere inizio. Un mondo di sogni e avventure con i Pokémon ti aspetta. Ma c'è anche un lato oscuro dei Pokémon. Ma dubito che lo incontrerai mai. Iniziamo! Bene, questo sembra un normalissimo inizio di un gioco Pokémon qualsiasi. Andiamo nell'erba alta. Ehi, aspetta! Non andare fuori!
Non è sicuro, i Pokémon vivono nell'erba alta. Vieni con me. Scegliamo il nostro starter, che per qualche ragione ha lo sprite delle prime generazioni. Squirtle e Charmander. Scegliamo lui. Facciamo la nostra prima battaglia col nostro rivale. Fa strano vedere la grafica vecchia su un gioco del Game Boy Advance, comunque. E abbiamo vinto. La nostra prima vittoria. Ok, salverò il mondo. Nonno, Geco, io inizio la mia avventura. Ah, ma quanto è scemo questo. Ehi, e questo cos'è? Abbiamo ottenuto un fantasma. Quando l'abbiamo ottenuto? Accuratezza 255, maledizione. Il nemico verrà sconfitto se colpito. Ma che cavolo... Beh, abbiamo un Pokémon in più nella squadra, proviamolo. Oh, sta piovendo, benissimo. La musica non è sicuramente rasserenante. È apparso un PJ. Vai, fantasma! Wow, l'ha sciottato con un colpo! È davvero potente! Con una creatura del genere, nessuno potrà mai sconfiggermi! Nessuno potrà mai fermarci! Nessuno! Nessuno! Nessuno!